Buon salve, bentornati in Mamma Ammazzo. Oggi farò la video reaction al nuovo trailer del film Joker, quello con Joaquin Phoenix. Via. Hey, please stop bothering my kid. Sorry. Arthur, I have some bad news for you. This is the last time we'll be meeting. You don't listen, do you? You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts. My job, check out this guy. When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now. You can say that again, pal. It's so awful, isn't it? For my whole life, I didn't know if I even really existed. But I do. And people are starting to notice. You think this is funny? Is this a joke to you? Murray, one small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Allora, cominciamo con le stronzate. Sending the Clown, la canzone finale, mi ha ricordato la puntata dei Simpson quando c'era Krusty il Clown che faceva che faceva il suo revival. Vabbè. Devo dire che mi ha lasciato un po' basito questo trailer perché mi sembra si evinca proprio da questo trailer che il Joker sia una sorta di appunto comico fallito, come si prendeva da graphic novel The Killing Joke, ma sembra solo che voglia prendersi una sorta di rivincita su quello che gli ha detto il personaggio che interpreta Robert De Niro, che credo le abbia umiliato in TV per qualche motivo, per qualcosa che sia successa probabilmente. E probabilmente vuole prendersi questa sorta di rivincita. C'è anche il cartello che dice We are all clowns, come se ci sia appunto della gente che prende le parti, le difese di questo Joker una volta che lui ha questa rise, questa sua crescita, diciamo, di consensi tra la folla. E ci sia appunto questo altro Joker anarchico, però mi sembra proprio che porti solo lo scompiglio, cioè solo dei tafferugli, come dicevano i cavalli marci. Non vedo un Joker pericoloso, un Joker cattivo, un Joker omicida, un Joker che fa davvero qualcosa di pericoloso, di malvagio. Mi sembra solo. Mi sembra la versione il Venom della DC, cioè hanno preso un personaggio iconico, Venom era della Marvel, hanno preso un personaggio cattivo iconico che poi è diventato comunque un antieroe nel fumetto e gli hanno dato un film a sé. E qua stanno facendo la stessa cosa, cioè stanno facendo
una graphic novel cinematografica, nel senso che non sta in continuity col DC Extended Universe. La DC comunque ha il coraggio di fare dei film durante il periodo del suo universo cinematografico che si staccano da esso, che è una scelta coraggiosa, dettata anche dal fatto che non sta andando bene l'universo cinematografico DC, però è una scelta coraggiosa che può confondere le masse, però è anche vero che molti dicono che le masse in realtà non capiscono un cazzo di tutto questo, cioè quindi non stanno lì a vedere se è dentro, se è fuori all'universo cinematografico. Però fatto sta che c'è un altro Joker in circolazione che non è quello del DC Extended Universe, che sarebbe quello di Leto, che però non è piaciuto. Però, come già avevo detto, avevo pensato quando ho visto il primo trailer e come hanno detto anche altri youtuber, ricordo il video di Sinergo che ha fondamentalmente detto la stessa cosa che sto per dire io adesso. Cioè, questo film può essere sicuramente un film bello, bellissimo, che racconta la storia di una persona sfortunata che ha avuto una brutta giornata, come il Joker in The Killing Joke, e che sceglie di intraprendere questo cammino, questa strada. Però, voglio dire, può essere bello, ma non deve, cioè, non è per forza il Joker, nel senso, hanno scelto il nome Joker perché è un nome che attira, perché al giorno d'oggi i cinecomics attirano la gente in sala, e quindi, ok, intitoliamolo Joker. Poi facciamo che, cioè, è un personaggio che non c'entra nulla con il Joker dei fumetti, non c'è nemmeno Batman, eccetera. È proprio una graphic novel, mi viene in mente il Joker di Azzarello, che vi faccio vedere. Oltre a The Killing Joke, può essere, cioè anche questo è una graphic novel, dove c'è un Joker diverso, che però è pur sempre il Joker. Questo invece sembra proprio un nuovo personaggio, un nuovo clown, che poteva chiamarsi John, poteva chiamarsi Pinco Palla, e sarebbe stato comunque un film altrettanto gradevole. Invece mi sembra proprio che l'abbiano voluto chiamare Joker per infarinarlo un po' di cinecomics e far arrivare la gente al cinema. Quindi boh, sicuramente andrò a vederlo, però probabilmente ho questa sensazione che mi sarebbe piaciuto di più se fosse stato un personaggio originale, un nuovo personaggio iconico buttato al cinema in un'epoca appunto dove ci sono solo reboot, dove ci sono remake, dove ci sono episodi, quarti, quinti, sesti episodi di una saga vecchia di 20 anni. Qui avrebbero potuto osare, creando un personaggio nuovo, un nuovo clown, e invece niente, si sono attaccati ancora ai cinecomics. Spero uscirà qualcosa di bello. Il punto è che avremo un Joker che non sarà il Joker, quindi sarà un po' ibrido, sarà né carne né pesce, sarà ibrido. Quindi non so, può essere che per gli amanti del fumetto il fatto che non sia fedele al fumetto, ma sia comunque un film molto bello pur non essendo il vero Joker, lo renda un film peggiore di quanto non sarebbe se il personaggio fosse originale. Tutto qui, una mia ipotesi, magari mi sbaglio, spero, però boh, secondo me sarebbe stato meglio se fosse stata una cosa totalmente nuova e che non si fosse preso spunto dal Joker. Tutto lì. Poteva anche chiamarsi E Joker, o un Joker. Sarebbe stata ancora più incisiva la cosa, però sarebbe comunque sempre stato, capito? Vabbè, con questo è tutto. Con l'inchino e con l'imbuto vi saluto. Voi continuate sempre ad amarvi 3000 e ci vediamo al prossimo video. Arrivederci.